Buonasera. Torna questa sera Bellezze sotto il Campanone, concorso di bellezza giunto alla 16ª edizione. Vista l'instabilità delle condizioni meteo, l'evento si svolgerà alle 21:30 al Teatro Carani, con ingresso gratuito per tutti. Le ragazze questa mattina hanno visitato gli sponsor e dopo il pranzo a Camarta si sono recate da parrucchieri ed estetisti per prepararsi alla serata. Sul nostro giornale tutti gli aggiornamenti e al termine dello spettacolo la foto della vincitrice. Ciao, sono Elisa Lemanni. Ciao, sono Melania Celone. Buongiorno, sono Diana Estrati. Ciao, sono Michelle Baie. Ciao, sono Vanessa Kaminska. Ciao, sono Irene Parmegiani. Ciao, sono Martina Belli. Ciao, sono Daniela Aramà. Ciao, sono Veronica Ungureanu. Ciao, sono Diana Scrob. Salve a tutti, sono Alexandra Ungureanu. Ciao, sono Cecilia Montorro. Vi aspettiamo stasera al Teatro Carani. Alle 21:30 con Bellezza sotto al Campannone. Conferenza stampa questa mattina per la lista civica Sassolesi, che ha analizzato l'operato della giunta Pistoni a un mese dal suo insediamento. Diversi i punti toccati da Luca Caselli, Claudio Corrado e Camilla Nizzoli. I tre hanno lamentato scarsa trasparenza nella comunicazione e poca partecipazione alla vita della città. Claudio Corrado chiede lumi all'amministrazione sull'applicazione del principio di residenzialità storica e sui lavori di manutenzione urgente riguardanti alcune scuole cittadine. In particolare, i tre non hanno visto di buon grado la non comunicazione dell'aumento dell'addizionale IRPEF, secondo loro tenuto nascosto dal primo cittadino. Sono state pubblicate oggi le graduatorie provvisorie di ammissione ai nidi di infanzia del comune e al centro giochi da Trottola. Gli elenchi sono consultabili sul sito www.comune.sassuolo.mo.it oppure all'URP di Piazza Garibaldi. Passiamo allo sport. Si è radunato oggi pomeriggio all'Hotel Due Pini di Corlo il Sassuolo Calcio. Unico volto nuovo quello di Federico Peluso. Intanto si è chiusa la fase di prelazione che permetteva ai vecchi abbonati di rinnovare la tessera mantenendo il posto della scorsa stagione. I rinnovi sono stati 4.203. Da lunedì via la vendita libera. Per informazioni visitare il sito www.sassuolocalcio.it. Domattina il Ferrari di Fiorano, consueti test Mapei per i neroverdi, che nel pomeriggio si alleneranno a Maranello. Sabato pomeriggio partenza per Bormio, dove li attende la cena di gala del Mapei Day 2014. Vi ringraziamo per essere stati con noi, per oggi è tutto, arrivederci a domani.